Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e ovviamente oggi parliamo del nuovo evento crossover. Dato che ieri non ho avuto tempo per poterlo analizzare, per poter fare comunque le mie classiche guide, perché appunto sono stato senza energia elettrica, oggi recupero il tempo perso. Quindi oggi in mattinata, quindi questa mattina vi farò vedere appunto i miei risultati per quanto riguarda la nuova difficoltà M1, M2 ed M3, ovviamente in due video separati. Il primo sarà la composizione M1 M2, in modo tale da potervi fare un team che vi consenta di completare questo evento anche senza diciamo le armi, o comunque non tutte le armi di questo crossover. Ne utilizzo soltanto una in realtà, su Cloud utilizzo la Glavenus, ma si può tranquillamente utilizzare altro, anche perché appunto il boss è abbastanza fastidioso sotto certi punti di vista, quindi si può tranquillamente utilizzare altro. Io ho utilizzato un team per fare sia M1, M2 che M3, con una piccola variazione che ovviamente vi farò vedere dopo nella M3. Per quanto riguarda l'M1 e l'M2 non c'è tanto da dire, sono comunque abbastanza semplici, dato che il boss comunque è uno solo, ha molti HP ed è comunque anche abbastanza fastidioso, quindi è consigliabile portare personaggi magici per ridurre la stability del boss e quindi poi poter fare più danni sia fisici che magici per tutta la durata dell'incontro. Il setup che ho utilizzato io sia per l'M1 che per l'M2 è questo. Un setup che vede un Sephiroth DPS magico non elementale, Matt che in questo caso mi fa da centro nevralgico di cure e anche di difesa, e poi Cloud che invece è comunque DPS elementale fisico tuono che si occupa di fare danni. Avrei potuto mettere Zac, e Zac ovviamente con il suo equipaggiamento crossover più ovviamente anche una Twinkling che sarebbe stata eccezionale, mi avrebbe potuto dare una mano. Perché ho voluto utilizzare questo setup? Ho voluto utilizzare fondamentalmente questo setup perché volevo farvi vedere che comunque anche senza personaggi dei banner ho soltanto la Glavenus, ma ripeto, qui la Glavenus potrei anche sostituirla con una Bandage Sword per permettere a Cloud o chi che sia di darmi del buff magico, e a Matt lì per esempio avrei potuto dare un'arma da buff fisico in modo tale che io avrei potuto diciamo aumentare l'attacco fisico di Cloud e poi concentrarmi solo sulle cure. Quindi avrei potuto comunque gestire il setup in maniera diversa. Ho semplicemente voluto farlo così perché ho giocato praticamente in semi-auto e quindi io con Matt mi sono dedicato alle cure e alla protezione, e poi invece i personaggi di Sephiroth e Cloud automaticamente da soli combattevano e facevano danni e tutto quello che mi serviva. Il setup per quanto riguarda Sephiroth è appunto DPS magico, non elementale, con Protector's Blade e Kuja Blade, che mi servono rispettivamente per fare danni e debuffare, perché comunque devo anche debuffare in questo caso, e Sephiroth fa entrambe le cose. Poi vabbè, materie tutte per darmi ovviamente boost alle stats, e sub-weapon che come potete vedere mi consentono di ottenere boost magico quasi al massimo, boost ability potencies invece al massimo, e la skin invece Magic Ability Mastery che mi consente di essere ancora un pelo più forte. E quindi diciamo che Sephiroth è il mio DPS magico non elementale proprio per fare danni magici e quindi ridurre la stability al boss. Matt invece, come detto prima, è il mio healer, quindi healer barra supporto, quindi cure e difesa magica alzata a tempesta. È vero che il boss vi riduce anche la difesa fisica, però vi posso dire che la difesa fisica ridotta nella M1 e nella M2 non sono un grosso problema. Se avete tanti HP potete anche subire gli attacchi fisici. Perdonatemi. Stavo dicendo, potete anche subire gli attacchi fisici, però non c'è un grosso problema.
perché se avete le buone cure e comunque delle buone difese in generale, ci sta, potete subirli e non curarvene. Subweapon in questo caso, ovviamente, Centipede, che mi dà boost healing e buff duration extension, che in questo caso per la protezione magica non fa affatto schifo. Guanti di Tifa, che mi danno boost di protezione magica e qualche HP in più, perché nel terzo slot ormai sto utilizzando appunto l'arma di Cloud, che comunque aumenta l'attacco fisico a tutti quanti. È vero che a Sephiroth non serve a niente perché Sephiroth è magico, però per Cloud è comunque un ulteriore boost. Limit, che mi permette di cancellare i buff magici del boss, perché ovviamente il boss, una volta atterrato, si rialza subito e si ribaffa subito la magia, stunnando tutto il party. Quindi io con questa intanto gli levo tutto e poi mi proteggo, e quindi subisco decisamente meno danni. E Cloud invece, che è praticamente il mio DPS fisico principale, ovviamente set Arcanum con la Glavenus Sword in secondo slot, che può essere tranquillamente sostituita per una Bandage se volete più difesa, oppure se volete utilizzate l'Hard Edge per ridurre la difesa fisica del vostro avversario. Ovviamente avete l'imbarazzo della scelta. Con Cloud avete l'imbarazzo della scelta, meglio ancora se utilizzate Zac, perché Zac col set Arcanum è una Twinkling Star come secondaria, praticamente un counter perfetto per il vostro avversario. Ovviamente materie tutte che mi aumentano le stats, non lo sto neanche a dire, e poi le armi, tutto che mi aumenta HP, boost tuono, eccetera eccetera, anche perché il boost fisico sono al massimo praticamente grazie alla Murasame, e il boost lightning invece mi arriva addirittura a 8 grazie a tutto questo ambaradan di roba. E poi grazie alla Glavenus ho anche il boost di abilità fisica, che comunque aumenta un pochettino e quindi mi consente di essere un po' più aggressivo. Summon di Ramu, ovviamente, per fare più danni, e non c'è altro da dire. Questi sono i miei setup, cioè questo è il mio setup, sia per la M1 che per la M2. Nella M3 c'è una piccola variazione che vi farò vedere poi con l'altro video a parte, dove appunto vi farò vedere il combattimento con l'M3, dove credo che comunque commenterò anche la battaglia con l'M3, anche se in realtà non c'è molto da commentare, bisogna solo fare attenzione alle varie fasi, ma tutto sommato sono dei combattimenti molto semplici. L'M1 e l'M2 non li commento perché sono semplici, ma poi sono praticamente le stesse cose che abbiamo già visto anche con gli altri combattimenti. Il Rathalos è praticamente lo stesso, solo che qui è un po' più duro, un po' più forte, e quindi di conseguenza lo dobbiamo gestire in maniera un po' più aggressiva. Detto ciò, non ho altro da aggiungere, spero che il video possa esservi utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!
Yoshi, sōtei dō. Kore yori sentō jōtai ni hai. よし、想定通り。